Ciao a tutti! Questo 2022, come sicuramente sapete, è un anno di matrimoni. Credo che in tantissimi siamo stati invitati quest'anno almeno ad un matrimonio, oppure chissà, il matrimonio è proprio il tuo. Come vi abbiamo già spoilerato, i matrimoni di quest'anno saranno una vera e propria festa e quindi abbiamo deciso di dedicare il video di oggi alle canzoni perfette per il momento party, quindi una selezione musicale di brani fantastici tutti da ballare. Non si tratta questa volta di una classifica, ma bensì di una selezione di quelli che sono i brani più ballabili che non possono assolutamente mancare al vostro ricevimento. Quindi non perdiamo tempo e diamo inizio al nostro Wedding Festival Song 2022. Cominciamo quindi dall'ultimo Festival di Sanremo e la canzone che vi proponiamo è una canzone che ci ha conquistato fin dal primo minuto con il suo ritmo che non fa altro che farci venire voglia di ballare. Sicuramente l'avete già capito, stiamo parlando della rappresentante di lista che ci fa muovere mani, piedi, testa e tutte le estremità del nostro corpo al ritmo di Ciao Ciao. Tutti perché è arrivato il momento di passare la parola a un enfant prodige delle classifiche pop. Stiamo parlando dell'ormai veterano Justin Bieber con la sua Stay. Vedete? Siamo stati bravissimi nella nostra selezione musicale e pensate che abbiamo solo appena iniziato. Abbiamo veramente scelto canzoni per tutti i gusti e per far contenti tutti i vostri invitati. Come ringraziarci? Beh, molto semplice, mettete like a questo video e non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Ma continuiamo! È il momento di un'altra hit italiana, perfetta ad esempio per il ballo degli sposi o perché no, se vogliamo far respirare un attimo i nostri invitati e dargli così l'occasione di un romanticissimo ballo lento. Parliamo della ballata più famosa di quest'anno, Brividi di Mahmood e Blanco, che dopo il grande successo di Sanremo 2022 è assolutamente diventata un grande classico. Noto con i brividi. A volte non si esprime a me. E ti vorrei un male, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di pelle. E pagherai per andar via. Accetterai anche una bugia. E ti vorrei un male. Momento indovinello. Che cosa succede quando uniamo insieme due cose che già di per sé sono fantastiche, tipo ad esempio pizza e birra o popcorn e cinema o cioccolato con, qualsiasi cosa col cioccolato. Ecco, esatto, questa secondo noi è la teoria che spiega il grandissimo successo di un fantastico duetto che è quello tra Ed Sheeran e Camilla Cabello, che assieme hanno creato questa fantastica Bam Bam. E come non seguire il ritmo dettato dalla bravissima Elodie che con il suo bagno a mezzanotte già sappiamo che ci farà ballare tutta l'estate, quindi come non metterla nella playlist del vostro ricevimento? 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Siamo
siamo dunque arrivati a metà della nostra incursione nelle classifiche musicali italiane per scoprire quali sono i super pezzoni che faranno da colonna sonora ai matrimoni di quest'anno. Se siete tra i fortunati e le fortunate che quest'anno diranno sì, innanzitutto auguri, e poi vi lasciamo un link proprio qui affinché possiate dare un'occhiata e trovare tutti i professionisti come DJ o bande musicali per il momento intrattenimento del vostro matrimonio. Vedrete che con un paio di click è davvero semplice trovare tutto quello che cercate, addirittura filtrando per provincia. Ma continuiamo con la nostra selezione musicale ed è giunto il momento di un'altra rivelazione del Festival Nazionale che arriva direttamente dalla Spagna. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Ana Mena con la sua 200.000 ore. Una canzone con un ritmo quasi neomelodico che siamo sicuri che scalerà le classifiche dei vostri preferiti per la canzone perfetta del matrimonio. Quando la notte arriva, adesso ad un pezzo che unisce diverse generazioni, perché si sa, come l'amore, anche la musica non ha età. Il ritmo e lo stile super glamour di una grande pop star come Dua Lipa si unisce ad un colosso della musica come Sir Elton John nella loro Cold Heart. Torniamo invece adesso in Italia per parlare di un gruppo che ha saputo esportare la musica italiana in tutto il mondo. Stiamo parlando di coloro i quali che hanno senza ombra di dubbio sbancato l'Eurovision nel 2021 e che addirittura sono stati il gruppo spalla dei Rolling Stone durante un tour mondiale. Ovviamente stiamo parlando dei Maneskin. Dopo un 2021 decisamente incredibile, la band romana continua a sfornare grandi hit e noi abbiamo deciso di proporvi un grande successo dei Maneskin per dare un tocco un po' rock alla vostra festa. Stiamo parlando di I Wanna Be Your Slave. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a... Ed eccoci arrivati ad una rivelazione del 2022. Andiamo nel panorama musicale inglese dove troviamo Harry Styles che con il suo ultimo successo ha in un batter d'occhio conquistato tutti i nostri cuori ma anche tutte le radio e tutti i social network. Stiamo parlando, come vi ho detto, di Harry Styles e della sua As It Was. In this world, it's just us. L'ultimo artista che presentiamo nella nostra selezione è il più giovane tra le nostre proposte e probabilmente anche uno dei più giovani artisti del panorama musicale italiano. Ma ciò nonostante ha già diversi e svariati successi alle spalle, per esempio la scorsa estate ci ha fatti ballare tutti con Malibu. Il suo ultimo successo è Farfalle e non può assolutamente mancare nel vostro matrimonio. Ecco a voi San Giovanni. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. Da questa notte, no no non voglio stare male, dammi due ali. Eccoci qua, siamo giunti al termine della nostra selezione di colonne sonore perfette per il vostro matrimonio. E nel caso in cui ce ne fossimo dimenticata qualcuna per strada, mi raccomando, lasciateci pure un commento qui sotto. Mettete like a questo video, iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo alla prossima.